Tanto è una cosa che dovevo fare prima o poi. E questo è l'unico modo. No, è che io non voglio niente intorno a me di lui che me lo ricordi. No, no, te l'ho detto. Quella gliela devo dare di persona. Lo voglio guardare in faccia, lo stronzo. Me l'aveva regalata al nostro primo anniversario, alla Tab du Porc. Se penso che adesso ci porta quella brutta nana... E basta! No, no, quello di sopra fa un gran casino. Guarda, ci mancava soltanto lui. Senti, Claudio, io non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio proprio. Sto troppo male, non ce la faccio a rispondere alle lettere. E poi che cosa gli dovrei dire, eh? Che ho il cuore spezzato? No, se vuoi però io gli dico che l'amore non esiste, che è una grossa fregatura e che ho sprecato la mia vita dietro a uno stronzo che mi ha lasciato dalla sera alla mattina. Se però faccio così tu poi mi licenzi, ci manca pure che rimanga senza lavoro. Ma come posso dare consigli agli altri se non riesco a darli neanche a me stessa? Senti, Claudia, io ho bisogno di vederti prima di ridargli la collanina. Eh sì, ho bisogno di un consiglio, non so come comportarmi, anche mi devi dare un po' di coraggio. Sì, va bene, va bene. Guarda, il tempo che mi do una sistematina e ti raggiungo lì. Ok, ciao. Pronto, Simone? Sono Margherita. Volevo prenotare la Panda 22. Ma fra una ventina di minuti. Sì, va bene, aspetto, grazie. Ma come solo alle 17? Ma a me serve ora, io come faccio? E vabbè, vorrà dire che prenderò la bicicletta e poi alle 17 la macchina. Ma si può sapere perché ultimamente è sempre occupata? Ah, certo, tu non lo sai, va bene. Grazie, ciao Simone, ciao. Generale, lei è il nemico più simpatico che noi abbiamo conosciuto. Esco di casa e mi ripeto, no, nessuna scusa, non ti penserò. Tra poco tanto arriverò al lavoro, non avrò tempo neanche se lo trovo. Ti caccerò dalla mia testa, giuro, dalla mia testa di sicuro. Ma il cuore no. Maledetto cuore mio. Buongiorno, posso esserle d'aiuto? Sto cercando una mia amica, ma non la vedo. Ah no, è lì. Eccomi qua. Tesoro mio, come stai? Bene, ma non potevamo vederci in un posto più vicino? Oh, io adoro questo posto, mi rilassa con tutte queste lucine. No, non è carino. Poi c'è molta atmosfera. Ehi, ma perché sei così distrutta? Perché sono venuta in bicicletta, ho una fatica, guarda. In bicicletta? Ma che cosa bizzarra! Ma non potevi venire con la macchina? Venduta, me l'aveva regalata lui. Ah, anche quella? E beh, dai, ora è estremamente alla pace andare a piedi o in bicicletta. Così in forma. Ma che in forma? Ma io sono disperata, mi sembra di vivere in un incubo.
sarà, ma guarda, io come tuo capo sono un po' contenta, no? Perché soffrire ti fa veramente bene, sai? La tua rubrica La posta del cuore va alla grande. È il tuo dolore che ti fa capire meglio le storie degli altri. Sì, ho capito, ma questa non sono io. Io sono nata per amare, per dividere la mia vita con qualcuno. E poi, come se non bastasse, c'è uno che mi frega puntualmente la macchina. Ma non l'avevi venduta? Sì, la mia l'ho venduta. Adesso l'affitto al car sharing quando mi serve. Ah, bello così. Sì, bello all'inizio. Poi come tutte le storie, tutto va bene, tutto perfetto. Poi quello scappa via con un'altra e tu rimani sola come una scema. Ah, amore mio, ma tu sei proprio fissata, eh? Le signore gradiscono qualcosa da bere? Sì, a me una vodka tonic. E per lei? Si potrebbe avere una camomilla? Certo. Non sono fissata, è che quando io ho cominciato ad affittare la mia Panda 22... Oh, carina la Panda! Sì, carina la Panda, ti dicevo, c'eravamo come scelte, io volevo solo lei. Questa cosa poi, stranamente, mi aveva fatto anche tornare il buon umore. Poi, improvvisamente, era sempre occupata. La chiedeva un'ora e me ne davano un'altra. Insomma, non era più solo mia, capisci? E la cosa peggiore è che quello che me la frega è un uomo. Ma come fai a dire che è un uomo? Lo so e basta. C'ho un sesto senso per certe cose. Io gli stronzi li fiuto a distanza. E poi, ogni volta che me la lascia, c'è una puzza di sigaro di dopobarba. Ora, scusami, ma quale donna fumerebbe il sigaro e userebbe il dopobarba? Frida Kahlo. Chi? Frida Kahlo, la pittrice messicana, no? Quella con le sopracciglia unite. E io ce la vedo che guida la Panda 22 col sigaro in bocca. Frida Kahlo è morta negli anni 50, non stava a Roma e non credo che guidasse la macchina. No, no, è un uomo. Pensa che il porco mi lascia i cartoni di pizza sui sedili. E un'altra volta si è dimenticato un mazzo di fiori e tu sai che io sono allergica. Sarà stato per una delle sue tante puttanelle. Insomma, un inferno. E ho cominciato ad essere anche un po' cattiva e dispettosa. Oggi, per esempio, devo aspettare le 5 per prendere la mia macchina. Claudio, dimmi, che cosa devo fare? Ma per la macchina? Ma no, per la collanina. Quando gliela ridò, che cosa gli dico? Tu lo sai, io vorrei mantenere la calma, no? Però sai anche come sono fatta. Quando lo vedo, poi mi viene il sangue alla testa, lo vorrei ammazzare. Ma tesoro mio, ma tu devi essere fantastica, una gran signora. Hai presente Ingrid Bergman nel film Casablanca, eh? La scena dell'addio, no? Hai visto? Lei non lo guarda negli occhi, guarda oltre. Così devi fare tu. Addio, Rick. Vabbè, ci proverò. Hai visto? Fortunata al gioco. Ma, ciao! Che c'hai da guardare? Non hai mai visto una donna che apre una macchina? Ma veramente la macchina l'avrei prenotata io. Oh, guarda, l'ho prenotata io alle 17, ho parlato con Simone. Ma anch'io ho parlato con Simone, mi ha detto che potevo prenderla proprio alle 17. Beh, si vede che allora Simone è andato fuori di testa. Ma tu non sarai mica quello che mi frega sempre la macchina? Ma non ci siamo già visti da qualche parte? Eh sì, effettivamente... viviamo nello stesso palazzo, io abito al piano di sopra. E evidentemente non mi ha mai notato.
e poi io so tutto di te. Leggo sempre che è la tua posta del cuore. Diciamo che sono diventato un tuo grande ammiratore. E poi, scusa la franchezza, ma ti ho sentito spesso litigare col tuo ex marito, ho sentito le tue urla, i tuoi pianti, insomma, mi sarebbe piaciuto parlarti, magari consolarti, ecco. Ma scusa, non era più facile fermarmi sul pianerottolo in ascensore? Sì, hai ragione, ma sai, a volte la timidezza, il fatto che non sono più un ragazzo, diciamo, l'idea di un tuo rifiuto mi avrebbe potuto inibire. E poi da quando è scomparsa mia moglie, e poi ho scoperto questa cosa del car sharing, no? La Pandora, numero 22. E così ho cominciato a prenotarla anch'io, per poter avere qualcosa in comune con te, insomma, di condividere qualcosa con te. E poi, se devo dirtela tutta, ho spruzzato anche il mio dopo barba, sì, per far sentire il mio profumo. E poi ci ho messo anche la scatoletta, dove si mette la pizza, per farti sapere dove lavoro. Ah, erano queste le cose. E le rose? Quelle erano per te. Che pensiero carino. Purtroppo sono allergica. Mi dispiace, non potevo saperlo. E poi, devo dirti la verità, anch'io, da un po' di tempo sono allergico anch'io. Non ti preoccupare, quella passa. Senti, avrei un'idea. Scusa la sfrontatezza. La macchina l'ho prenotata, però dal momento che non mi serve, ho pensato che potrei accompagnarti da qualche parte. Dove vuoi tu? Non ho problemi. Ma sì, perché no? Io mi chiamo Maurizio. Margherita. Lo so. Però guido io, eh? Perché la Panda 22 è la mia. Va bene. Pronto car sharing, sono Simone, come posso aiutarla? La punto 81, alle 16. Sì, signor Franco, mi dia solo un attimo che controllo. A che ora aveva chiesto la punto 81 la signora Sara? Alle 16. Sì, signor Franco, allora le confermo che la punto 81 è libera proprio alle ore 16. Sì. No, grazie a lei. A presto. Pronto Love Sharing. Sono Simone, come posso aiutarla? Ma l'amore sì, non gli importa niente. Ma l'amore sì, lui non fa domande. Si presenta lì un po' irriverente e ti porta via improvvisamente. Ma l'amore sì, è così travolgente che tu resti lì come un deficiente, non ragioni più, non capisci niente, ma vivi. Forse in quei momenti che si nasconde tutto, quando tu ti perdi e il mondo si fa stretto.